Ecco qui la mia missione preferita, ragazzi, che spero, non so, almeno, non so ancora se è preferita, ma comunque prevedo che sarà la mia preferita. Ho dimenticato di darvi il buongiorno a tutti, comunque buongiorno un po' a tutti. Ne ho sbagliati 3 su 2, lo so. Cominciamo finalmente, cominciamo allora la grande missione che dura poco. Che peccato, vendo il gioco perché dura poco la missione degli italiani. La guerra ha raggiunto tutti, senza risparmiare nessun angolo del pianeta. Lo spirito umano ci ha spinti a combattere dove nessuno aveva mai osato. Sulle cime delle Alpi, oppure nei cieli, abbiamo trovato il modo di farlo. Dicevano che questa guerra avrebbe posto fine a tutte le guerre. Ma temo che l'ambizione e la voglia di distruzione dell'uomo non ne abbiano una. Benissimo, ho la vittoria, guida l'assalto italiano tra le montagne del re. Il Monte Grappa lo conosco come le mie tasche, andiamo. Andiamo e facciamo fuori quello che vediamo. Tranne gli alleati, ovviamente. Dolomiti, Italia settentrionale, autunno 1918. Italia e Austria-Ungheria sono un punto morto sulle Alpi. Fra picchi coperti di neve nessuno riesce a trovare una tattica consueta di sfruttare i nemici. Le forze regolari scavano trincee, riforzano le proprie posizioni, preparano un assalto poco ortodosso. Questa unità composta dagli arditi è specializzata in tattiche a rischio elevato. Ho dovuto leggerlo in tutto in 2 secondi, se no non riuscivo. Il motto degli arditi è o la vittoria o tutti accoppati. Per vincere sono disposti a dare la vita. Esatto. Orgoglio nazionale. Per il regno d'Italia, dai. Spotte e ammazziamo tutto, non tutti. Anche qui. Prima della guerra, dopo la guerra. Classico flashback, quasi. Non capisco ancora che sta facendo. Stai bene? Stava Siamo pronti chiamando. per tagliare la torta? Ah, dunque, lui è padre. E fin qua Wow, ci siamo. che foto incredibili! Cosa? Sì, quei giorni erano davvero incredibili. Come quei giorni? Stavi davvero bene con quell'uniforme? Quello non sono io, è Matteo. Oh, hai ragione. Scusami, Che? papà, prenditi il tempo che ti serve. Ah Non sto no, bene, non ho tesoro. capito. È ora che tu sappia cosa gli è successo. Era Ah. nostra ultima battaglia insieme, pochi giorni dopo il nostro 21° compleanno. Il battaglione di mio fratello doveva catturare un forte in pieno territorio nemico. Io non ero con lui. Ero in una unità speciale, in un'altra missione. Ma dunque, la guerra è la guerra e il Dovevamo offrire flashback. sostegno al Non è che battaglione ti fanno vedere insieme. com'era prima della guerra e dopo la Eravamo guerra. fieri di noi. Ti fanno Avevamo vedere cambiato com'è il dopo la corso della guerra e dopo ti guerra. fa vedere com'era durante. Eravamo gli arditi. E io non capivo nulla. Gli arditi, avanti Savoia. Andiamo. Però erano bardati, eh. Esattamente. Sono l'unico che è bardato. Sì, qua mi sembrano piuttosto leggeri. Bello l'elmo che sembra una roba, tipo appena mi vedono Mentre scappano, Matteo si avanza, spaventano e scappano. io ho combattuto sul Ah, monte, sono io, eliminando ok. tutto ciò che sparava alla sua unità. Mi vengono i brividi solo a sentirti raccontare. Non E preoccuparti, beh, avevo una prima o poi piccola faranno il ansia. Sì, PlayStation VR. tieni presente E lo che tutti vedrete. noi arditi eravamo volontari, pronti a tutto per l'Italia. Ma che rinculo ha sto mio? Ok, che un mitragliatore pesante, All'incrocio della via ma c'era una che chiesa cavolo? che il nemico aveva Cos'è sto rinculo fortificato. qui? Avrei dovuto È una roba combattere per terribile. superarla. Faccio prima, guarda, se non miro sono più preciso. O almeno così spero. Spero, eh. Ah, ma io devo anche ripararmi che sono così bardato. Uno. Qua, due. Due sicuri. Tre sicuri. Siamo bardati, ma sempre meglio stare giù, eh. Tre. Oh. Ok, no, questo qua è forte, questo qua è forte. Era. No, quelli con lanciafiamme no. Stare lontani, stare. Lanciafiamme, l'unico gioco in cui lanciafiamme è una roba. Quello là è nemico? Ma sei una pippa. Sì, era un nemico. Ma che tattica hanno che mi vengono addosso? Ma boh. Se vedono il primo che vedono bardato gli vanno addosso, ma sto ancora in piedi, sto ancora giù, giù. Meglio, meglio. Ah, anche tu sei bardato, eh?
via. Ah però, crocchi crocchi, però, sì lo so, una granata su qualcuno. Però sono bardato, quindi non mi interessa. Posso anche andare avanti così. E due sul colpo. Meglio così. Come faccio a essere ancora vivo? Non lo so. Proprio non lo so. 60 di vita. Fermo. Fermo. E è andato via. Almeno tu. Vediamo un po'. Così miro meglio, così miro meglio. Ok, iscritti a parte, però le sto prendendo veramente tanto. Giù, stiamo giù. Ne sto prendendo veramente tanto, eh. Avanti vita, ricaricati. Oh cavolo. Ci vai sopra. Eccolo lì. Wow. Basta essere un minimo precisi. Quello pensavo fosse uno con lanciafiamme, per fortuna che non lo è. Dietro le lapidi si riparano, stronzetti. Anche sto qua. Ma scusa, ma vedi, vedi, no, no. Non serve nemmeno commentare la tattica. E sta fermo tu lì in fondo che ti vedo. Fermo lì. L'ho ucciso? Sì. Allora vedo che mi spara sempre più gente. Ma solo a me. Ma che è, sono l'unico qui? No, sembra che sono l'unico. Non mi interessa. No. O io li vado a prendere. Se no non usciamo più qui. Uno. Eccolo, eccolo. Dov'è, 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 dov'è? Lol. Eccolo, dov'è, dov'è, dov'è? Ti ho visto che ti nascondi. Ti ho visto. Esci. Eccolo là. Non mi scappi. Perché non trovo uno che ha lanciafiamme, va tutto bene. Anche se potrei ucciderlo. Allora mi sembra che... Ops. Nope. Non riesco a vederlo. Indietreggiamo, indietreggiamo. Non so se è quello, ma difficilmente. E non si riparano nemmeno. Quello è morto. Questo è decisamente morto. Questo è ovviamente morto. Eccolo, eccolo, eccolo. Però se ti sparo io. No, ora esplode. Ora esplode. Io una volta sono morto perché gli sono stato troppo vicino. Sì, mi è esploso in faccia. Quanti sono in questa chiesa qui? L'hanno conquistata bene, eh. Però. Finiti? Ma no, era ora. Lasciateci il forte ora. Sì, sto cavolo. Ma tipo, ma hanno uno spawn di tedeschi lì dentro? Non so, c'è tipo un teletrasporto che vengono là vengono qua direttamente, sono troppi. Se li tiro un pugno muore. Ho qualche dubbio. E complimenti. Si nascondono dietro di me, quindi. E poi vogliono che non li veda. No, ora li aspetto qui. Venite fuori. No, sto con lanciafiamme. Ho preso una paura. Ho detto. Ma sì, lo ammazzo. Oh cazzo, sto qua, lanciafiamme. Boom! La chiesa sarebbe stata nostra. Fiamme. Sì, bravo. Quanti sono? Altro. Avanti. Uno muore. Ah, ecco. Dove, questo, vedo uno che spara da. Bel lavoro. E via tre. In coda si mettono per essere. Per farsi ammazzare. Sembrano. Lo so. Ce ne sono ancora. Se non riusciamo a conquistarla vuol dire che ce ne sono. E anche a tanti. Vedete là sopra che c'è una sbarra blu e una rossa che si contiene. I rossi sono loro. Quindi più ce ne sono e più è difficile. Da dove? Ti aspettavo con le braccia calate. E anche te. Dai. E anche te. Finiti? Sto aspettando, Carichi e ricarichiamo. E avanziamo allora. Che bersagliava i nostri unità di Matteo. Dovevo distruggerlo. Eccolo lì. E dovevo fare in modo che ci arrivasse. Benissimo. Devo andarci. Posso sparargli da qui? O devo scalare?
Spero che... No, devo scalare, devo scalare. Se no sarebbe troppo facile. Cavolo, sei bombarda quello. Ho qualche... Allora, sono bardato, sì, ma credo che se colpisce me, credo che mi fa fuori lo stesso. Perché bardato contro proiettili, ma contro le bombe non si può fare niente. A meno che tu non sei fatto di aria. Che lì stai sicuro che... Non mi ha preso di mira. Ah, arriva il rifornimento di crocchetti. No, per... Toh, tieni quell'anticarro. Boom. Ma quanto è soddisfacente, padre. Quanto... Ah, non demorde. Quella pe... ecco. È troppo soddisfacente buttare una mina anticarro sotto un... Sotto un coso di rifornimento e poi vedi che fa un boom. Pazzesco. Vedevo una spunta rossa, come quando dovevi fare... Ok. A causa di quel pezzo di artiglieria. Dovevo distruggerlo. L'intera offensiva italiana, vi rendete conto? Ma quel coso lì decide una guerra, cavolo. Sto arrivando. Ho sentito un Sizer, quindi... sì, sono abbastanza studiato da capire cosa vuol dire. E vuol dire merda. Me l'ha fatta bruciapelo, ma peccato, hai beccato il ferro, non nel parti vuote. Quello... Ah, questi qua retrocedono, paura, eh. Ma non possono neanche retrocedere, perché ci sono io dietro, quindi non... Sono fottuto. No, ho sentito un boom pazzesco, ho detto, ok. Mi è esploso qualcosa. E ora... Ah, riesci a scavalcare con tutta l'armatura che hai addosso. Complimenti. E tu? E neanche te ce la fai. Ops. Con quelli con lanciafiamme bisogna stare lontani. Quelli con lanciafiamme sono stronzi, perché ti vengono vicino. Ti vengono vicino così. Se li ferisci ti esplodono in faccia. Vedi? Ah, non è esploso. Se riuscissi a vederlo magari. Dai. Ti ho visto. Mi sa che è morto. A me la granata è qua, ma... Mi sembra... No, sto finendo le munizioni. Non le posso rubare a questo qua. Puff. Avanti anche te. Due su un colpo. Non proprio un colpo, ma... Fermo lì, che vuoi fare tu? O da dietro o da davanti, decidetevi, cavolo. Non ho due armi. Eh sì, ce ne ho, ma non ho quattro mani, quindi... Ah, ok, a parte gli scherzi, qua ci stanno demolendo. Dov'è? Chi è che si scorre? Nope. Se lo vedessi, cavolo. Eccoti lì. Mortuto. E un alpino è morto. La vita si recupera talmente in fretta che mi stupisco. Ce la faccio? Ci sto provando, ma con scarso successo. Oddio, l'ho fatto. E vabbè. No, a te ti ammazzo quello avvicinato. Volevo. Non ho mai ucciso nessuno. Ecco, ora mi dice che non può. Questo qua devo andarci leggero. Ah, no. Con te ci vado con quella pesante. Dai, avanti e boom, e te. Quello lì è letale. Mi stupisco che ci sia ancora quel cadavere. Davvero mio. Anche questa qua è forte, shot in due colpetti. Quasi quasi, se mi giro... Ecco. Se mi giro, quasi quasi, potrei fare la campagna in modalità difficile. Non so se... Sul serio? Ah, ho detto che è già morto. Magari. A meno non sono così stronzi da puntarti fuoco in faccia, così non vedi nulla. Sto calo di frame mi dà su alla testa. Blamete. Avanti, sto facendo gli effetti speciali alla fumetti di Batman e di Superman. Ancora una volta per verificare se registra, perché mi dà piuttosto fastidio se... Non va. Sicurezza dei miei uomini era distruggere il canone. No, un secondo, adesso arrivo. Perché per tanti uomini ci vuole questa qui. E dunque? Questo... Ti prego, non dimmi che era un alleato.
Ti prego, non dirmelo. Ma che devo fare col cannone qua, scusa? Munizioni finite. Che bella che è questa. Qua gli arditi sono dati esplosivi. Sì, lo so, ma... Ah, proprio per dirmelo. Tieni. Anzi. Wow. Oh, adesso mi... Veramente? Ah, intende la dinamite. Intende la dinamite. Ma come... E ce l'abbiamo fatta. Però sì. Non era il luogo migliore per... Le esplosioni. Ah no. Erano uno degli spettacoli più affascinanti della guerra. Concordo pienamente, è una roba fighissima. Sul costone vicino c'era un cannone antiaereo che decimava i nostri velivoli. Era il mio prossimo obiettivo. Esattamente, andiamo. Non ho più l'arma pesante, ma ho sempre un'arma cazzotta. Quindi, e cruco uno. Meglio questa. Però questa qua spara rapido. No, e crepati sotto. Ma Ezio usa il coltello come un cioè, a volte fa l'attacco corpo, scusa, fa l'attacco corpo a corpo figo. A volte fa tipo spillo. Dovevo eliminarti prima. Pensavo fosse alleato quello, scusate. Oh cavolo, quanti sono? Ma non andate al massacro, solo io posso farlo. Perché io ho l'arma pesante. Avevo. Quanto manca? E uno. Però la cosa brutta è che questa qua non ha il mirino, quindi mi rende più difficile. Tac. Ecco qui l'attacco figo che vi dicevo. A parte che un pugno di un tipo corazzato così non so quanto ti faccia bene. Mi dice forse... Ah no, sto sparando a una struttura, ecco perché mi diceva quel simboletto. Meglio così. Ecco. No. Cruccone bastardo. Dove sei? Grazie. Copertura. Per usare mitragliatrice. Pensavo... Ah, la posso usare anche così. Pensavo che gliela potessi rubare. Beh, sarebbe anche logico, dato che portavo un'arma talmente pesante che non riuscivo a reggermi in piedi. Lasciami ricaricare. Dove sono gli scontri leali? E attacco da mischia figo. Chi è che mi sta sparando? Io devo distruggere il cannone anti... Chi è che mi spara? Vedo dove mi sparano. Ah, ti ho trovato. Stronzo. Un secondo. Ma io non ho più l'arma, quindi... Sento un rumore che non scorderò mai. Quello degli aerei? Puttane, ha capito. Ma in effetti, quello che avremmo fatto tutti, sei tu. Solo contro i bombardieri nemici. Dovevo abbatterli tutti. Uno. Dai che fanno domino. E dai che sparo alla cazzo. Oddio, l'ho preso. Sono un calcolatore. Calcolo la distanza in modo pazzesco. Però basta un colpo. Quello è Cruco. Vabbè, quelli sono caccia. Fossero morti, la nostra avanzata si sarebbe fermata. Uno. Due. Tanto sono corazzato. Sparatemi. Anzi. Dai, vi sfido. Non posso lasciare la postazione se non arriva un caccia. E tac. Dopo che ho colpito i primi, hanno iniziato a prendermi di mira. Ma dovevo resistere. Mi sembra ovvio. Cosa face... No, sono passati quei due lì, quei tre lì. E vabbè. Tac. Dai che ce la faccio. Un secondo, devo ricaricare. Fai presto. Prendono di mira. Ecco così. Anche quello. E via tutti. Un altro. Dov'è quello? Da dietro la montagna. Beh, ti goderai il panorama ancora per poco. Tac. Ma chi è che mi spara ancora qua? Oh. Caccia di merda. Se potessi prendervi. Il problema è che questa qua ha una gittata limitata. Quindi andiamo. Ed ecco qui come finisce la prima sottomissione. Ossia ho la vittoria.
punto punto punto. Beh, è stata relativamente facile, anche perché eravamo già bardatissimi, mitraglione pesante, però lei è stata, sì, interessante, anche c'erano decisamente molti più nemici delle altre missioni, che quindi questo compensa anche un po' tutto. E spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire l'altra sottomissione e le altre missioni. Ciao a tutti!